vedete tutto il mio fondo, non troverete mai la parola quarantena. Io che siamo arrivati a un passo dalla fuga dei depositi, dice Roberto Napoletano nelle pagine del libro presentato mercoledì 21 febbraio a Valdobbiadene nell'auditorium di Villa dei Cedri. Una serata, moderata da Adriana Rasera, per analizzare e ricostruire i principali eventi che hanno portato l'Italia sull'orlo e baratro, ampiamente descritti né Il Cigno Nero e Il Cavaliere Bianco. Il Cigno Nero è un evento raro, frutto di tante cause improbabili che determinano un danno gravissimo. E io il 9 novembre 2011 ho avuto la percezione che era in arrivo il Cigno Nero italiano, il nostro subprime, un nuovo 29 italiano che rischiava di essere un nuovo 29 europeo. Il Cavaliere Bianco è l'uomo che ha liberato l'Europa dal Cigno Nero e l'Italia in particolare, ed è Mario Draghi con il famoso whatever it takes. Sarà fatto tutto ciò che è necessario per salvaguardare l'euro e state certi che sarà abbastanza. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Questo libro non l'ho concepito come l'ennesimo saggio sulla grande crisi, ma come un lungo racconto. Io ho cercato di fare con dei passi quasi da giallo, ma era tutto vero, quindi il racconto della crisi che parte da quel 9 novembre, e io lo faccio attraverso gli eventi e attraverso i protagonisti. Per esempio, quel 9 novembre del 2011 io ho chiamato il governatore della Banca d'Italia, che mi ha detto, Ignazio Visco, mi ha detto: guardi, lei dica alla dottoressa Bufacchi, che è molto brava, competente, le sue 24 ore, di guardare che cosa succede sul mercato secondario. Scoprirà che i bot a 6 mesi sono all'8, al 9, al 10%, cioè a un tasso ancora più alto di quello abnorme del 10% per i titoli a 7 anni. Si era invertita la curva dei rendimenti. Quando succede questo vuol dire che i titoli sovrani di un paese, cioè dell'Italia, scottano, bruciano, nessuno li vuole. E lui aggiunge: più o meno è quello che è avvenuto qualche giorno prima del default argentino. Sempre quel giorno chiamo Romano Prodi e gli chiedo: ma che idea hai? E lui mi dice: io sono di ritorno dagli Emirati Arabi, e mi ha dato molto fastidio che l'ambasciatore mi accogliesse dicendo bunga bunga. Però ho pensato: qualcosa non mi quadra, c'è qualcosa che non va. Berlusconi in politica estera difende Putin, difende Gheddafi, difende la stabilizzazione italiana. Io penso che abbia ragione, perché questo è l'interesse italiano in politica estera. I due uomini sono diversissimi, però quella frase detta quel giorno indica un altro degli elementi del Cigno Nero italiano, cioè la furia dei mercati che volevano assolutamente fare molti soldi scommettendo sul default dell'Italia e sulla disintegrazione dell'euro. Io mi sono dedicato e soprattutto mi sono imposto questa regola, non so se ci sono riuscito, ma di non... Poi arriverà l'errore di Trichet, perché vado da Padova, il libro racconta il momento giusto, perché non sono i colloqui, le interviste sono collocate dentro il racconto. Io vorrei prendere il lettore, e il lettore deve iniziare e deve arrivare alla fine per capire cosa è successo, e capire ad esempio che Trichet, che ha preceduto Draghi come presidente della BCE, ha commesso un errore grave, come dice il ministro dell'economia in carica, per Carlo Padoan, che non ha capito che dietro la crisi del debito sovrano greco c'era un'altra crisi finanziaria, non ha capito che non bisognava alzare i tassi ma abbassarli, ha influenzato i decisori politici a livello mondiale. Il risultato è stato che la crisi greca è diventata irlandese, portoghese, spagnola, italiana, e quindi noi l'abbiamo pagata con la seconda recessione, con la deflazione e con pezzi importanti di povertà. Io ecco perché il Cigno Nero e il Cavaliere Bianco, perché se non c'era il coraggio americano di un banchiere centrale europeo, un grande italiano, Mario Draghi, che diceva ai mercati: guardate che voi volete fare tanti soldi, ma io vi farò perdere tanti soldi, e lo ha fatto in solitudine, la sua credibilità personale, la forza della BCE hanno fatto sconfiggere il Cigno Nero.